Ciao a tutti, allora rieccomi qua. Oggi è video haul acquisti che ho fatto di nuovo da Babù. Vi avevo detto in un video precedente di acquisti, scusate, che sarei ritornata da Babù più tranquillamente per vedere se trovavo altre cose. E sono ritornata e ho preso parecchie cosine e adesso voglio farvele vedere. Allora, scusate come sono vestita, io sono in pigiama, non sto bene, sono influenzata con mal di gola, con il raffreddore, ma ho voluto farveli perché sono già parecchi giorni che stanno qui in borsa e ho voglia di metterli, di lavarli e di metterli a posto. Quindi ho deciso di fare parecchi video questa sera che mi sento un pochettino meglio con il raffreddore. Ho fatto già un altro video che mi avete visto vestito uguale, quindi scusatemene, ma non ho potuto farli gli altri giorni perché non stavo bene. Ok, allora cominciamo. Io adesso mi metto un po' più lontana così vedete i prodotti che ho preso. Allora, da Babò, cominciamo. Allora, speriamo che adesso mi ricordi i prezzi. Perché il biglietto no. Ecco, vabbè, tanto non mi ricordo. Sì, mi ricordo quando li ho pagati. Cominciamo da questa sciarpa. Allora, è bellissima, è un bel colore rosa antico. Questa mega sciarpa, vedete com'è bella grande, tutta fatta così a volant. C'ha un. Come spiegare? C'ha un bordo in mezzo, no, c'ha dritto la sciarpa e di lato da una parte e dall'altra ci sono questi bordi tutti a volant, così. Ecco qua, si mette così, ecco qua, vedete? Ci sono questi volant. Allora, questa sciarpa è bellissima perché mi è piaciuta molto il colore. Non so come farvela vedere perché è grande. Ecco, sta fatta così. Speriamo che riesco a. Ecco, vedete? Sta fatta così. È di una lana molto soffice, molto morbida. E la fantasia in mezzo sta fatta così. È una maglia più stretta in mezzo e a volo a maglia più larga sui lati. E mi è piaciuta molto. Eccola qua, vedete? Adesso non so se non riesco a vedere. Scusate, ma non riesco nemmeno a metterla. Oggi sono proprio. Ecco, penso che andrà così. Vedete? Farà questi frufru. Così, questi volò. Ecco. Allora, questa sciarpa stava. Scusate. Vi dicevo, questa sciarpa stava il prezzo normale 3 euro, già che è pochissimo. 3 euro. Ci stava il bigliettino blu che adesso è caduto, si è staccato, blu, verde, non mi ricordo, sì, mi sembra blu, 70%. Questa l'ho avuta per 90 centesimi. Allora, ci sta un filo qua che, vedete, sta tirato, ma bisogna solo tagliarlo, ma la sciarpa non sta rovinata. E ce ne stavano tantissimi e come stavano messi nei cestini così la gente quando tira stavano i fili tirati, però questa qua, a parte questo filo qua, non ha niente, ma non è niente di che, si toglie e basta. Quindi l'ho avuto per 90 centesimi ed è bellissima, morbida, non è quella lana che pizzica e mi è piaciuta moltissimo, quindi questa meraviglia per 90 centesimi. Prima, poi secondo foulard. Perché io volevo prenderli su AliExpress tempo fa, ho detto vado a fare un ordine e vado a prendermi dei foulard perché mi mancano dei foulard questi più leggeri, perché ho quelle sciarpone grandi, ma io non le sopporto. E ho trovato ho avuto l'occasione, ho trovato parecchi foulard. Quindi ho preso questo, allora questo sta ancora, come dice, l'etichetta chiusa in mezzo, aspettate adesso che riesco a trovare. Come sta messo?
Ok, non riesco. Boh, avrei dovuto toglierlo prima. Perché sta. Non ho messo, diciamo, come. Eccoci, sta. Ecco. Ok, adesso ve la faccio vedere. Questo è il foulard. Allora, è un quadrato. Non è un quadrato, è un grande rettangolo. Ma ci sta, vedete? Ci sta ancora in mezzo, diciamo, il. Adesso si arriva. Se riesco a toglierlo, aspettate, vado a togliere con le forbici. Rieccomi qua, sono andata a prendere le forbici. Vedete, ci sta diciamo, ecco, tolto. E voilà, questo. Ah, ci sta ancora un altro? No. Ecco, è rettangolare così. È una mega sciarpona. Un mega foulard. È grandissimo. Non lo so quando farà. Farà sicuramente 2 metri di lungo. Sì, sicuramente. No, forse non 2 metri, ma 1,50 m, forse quasi 2 metri, sì, lo fa, di lunghezza. La fantasia mi piace molto e questo foulard stava 4 euro, al 70% l'ho pagata 1,20 euro. Ok? Allora, la qualità è molto morbida, mi piace molto, è larga anche, a parte che è lunga, è bella larga, vedete un po'. Ok, i colori sono bellissimi perché ci sta dentro. Allora, adesso vi faccio vedere da questa parte. Ci sta un bel bordeaux, ecco qua. Poi ci sta un verde anatra, così un verde petrolio. Ecco, ci sta nero, ci sta il beige e basta. Sì, ma è bellissimo. E allora, questo va così. Ecco qua, vedete? Molto molto bello, mi piace molto. Ok, quindi 1,20 euro. Secondo, ok. Poi terzo foulard, lo stesso genere di quella, la stessa stoffa. Ecco qua, vedete anche questo. Forse un po' meno largo di questo, penso. Sì, un po' meno largo. Vediamo un po'. Messo. Sì, infatti, vedete? No, è uguale a quello di prima, mi sono sbagliata, è uguale a, le dimensioni è uguale a quello di prima, solo che questa è fantasia grigia, quindi ci sta il colore grigio chiaro, grigio scuro, nero e sì, grigio chiaro, grigio scuro e nero, ecco qua. E questo invece l'ho pagato. Allora, se ci sta ancora l'etichetta, no. Allora, questa l'etichetta non c'era. Io, quando sono andata alla cassa, ho chiesto alla ragazza, è andata a vedere nei cestoni che stava messo e l'ho pagata 1 euro. Non ci stanno etichette perché la gente li toglie. Era l'ultimo che era rimasto. E questo anche mi è piaciuto molto perché è una bella fantasia. Il grigio va dappertutto. Ecco qua. È molto bello. La qualità è proprio buona perché è bella morbida. Ok, e mi sono preso 3 foulard per 3 euro. Ok, poi mi sono preso queste ciabatte che non so in Italia come si chiamano, e nemmeno qua lo so come si chiamano. Boh. Io so che mio nipote, mia figlia, mio genero li portano. A me questi non mi sono mai piaciuti, ma. Come parecchi anni fa mi ero rotto il piede, con le ciabatte troppo basse mi fa male il piede, quindi ho voluto trovare una soluzione e mi sono prese queste qua, che non è che io vado pazza, però questo pellicciotto rosa attorno mi ha fatto impazzire, mi è piaciuto molto. Allora, li ho messi al piede, io veramente queste erano ciabatte che odiavo. Ma li ho messi a piede, sono comodi, ma sono comodi che è qualcosa di eccezionale. Allora, il bello è che ci sono i bottoni e la pellicetta l'estate si potrà andare a togliere. Aspettate, adesso non voglio. Normalmente, ecco, vedete? Ci sta il bottone a clip, si chiude, quindi l'estate andrò a toglierla e d'inverno si mette il pellicciotto così. Queste sono le ciabatte, sono bellissime, il colore mi è piaciuto molto. E queste ciabatte stavano, allora, vedete, io le ho pagate 7 euro,
qua. E se ne prendevo due erano 10 euro, ma mio marito non li ha voluti. Ha detto: no, no, non ne voglio, non ne voglio. Mio figlio nemmeno, perché lui ce l'ha. E allora ho preso solo un paio per me, ma l'ho pagato 7 euro. Però sono belli, sono morbidi, dentro sono belli tutti soffici, morbidi, e specialmente si sta comodo con il piede. Io quello cercavo veramente di stare comoda. Comunque, con questa pellicciotta sono bellissime. Vedete un po' che ne dite? Mi piacciono molto. Ok, quindi questi 7 euro. Poi adesso metto la busta qua, se no. Poi ho preso un leggings per la mia nipotina. Questi, anche questi. Vedete, è fatto così. Ecco qua. Con queste tre stelline qua. Quattro stelline, voglio dire. Stava 3 euro. E al 70% l'ho pagato 90 centesimi. Ecco qua. Questo è per la piccolina. Poi ho preso. Allora, vado a metterle qua perché non mi trovo bene. Poi, allora, vi avevo fatto vedere le camicette che avevo preso l'altra volta. La sono andata con calma, non c'era nessuno. Mi sono preso, ho preso tutto il mio tempo e mi sono presa ancora due camicette. Adesso vado, aspettate. Vado a chiudere i bottoncini dietro, se no si apre e non vedete bene. E ho ripreso ancora delle camicettine per me. Le chemisier. Ecco qua, vedete questa che meraviglia? Sta tutta un po' come quella l'altra volta. Quella l'altra volta ci stava il volant e scendeva sulle spalle. Questa invece ci sta questo. Stavata così la manica normale, però davanti, ecco qua, ci sta tutto il pezzo. Ok? È larga così, ma si può mettere in un jeans, in un pantalone, oppure si può portare larga solo il pantalone o mettere una bella cintina sopra. E dietro sta fatta così. Adesso ve la faccio vedere. Ecco, ci sta la goccia, chiusa con la goccia dietro. Ok? E questa camicetta stava 12 euro e al 70% l'ho pagata 3,60 euro, se non erro, stiamo là, 3,60 euro, 3,90 euro. Ecco qua, adesso la faccio vedere, bella lunga, lunga, cioè arriva qua, non è lunga fino al ginocchio, arriva sotto la vite, sotto, insomma, proprio copre, diciamo, copre il sedere, insomma, benissimo. Ecco così. Bellissima, di una morbidezza, sono veramente morbida, sono veramente contenta per il prezzo. Sta fatta così, la manichina è semplice, ci sta solo questo filo un po' qua tirato, ma non ha rovinato la camicia, bisogna solo toglierla. Ecco qua, e questo è il chemisier, questo pezzo bellissimo, è di cotone. Il pezzo sta fatto in cotone, non è quello di nylon, è di cotone. Quindi questo mi è piaciuto molto, anche questa camicia mi è piaciuta molto. Poi ho preso un'altra camicia, anche questa nera, però l'ho presa. No, questa non è nera, questa è blu scura, perché colorate erano colori che a me non piacciono, andavano sui verdi, cioè, non mi piacevano. E sono colori che a me piacciono e che metto spesso. Poi ho preso quest'altro chemisier, è come una casacca, vedete un po'. Allora, ecco, si è andato a togliere il laccetto. C'ha questi due. Adesso aspettate, adesso vado a metterlo a posto, che se n'è uscito. Allora, questo è un blu notte, blu color, sì, blu notte. Ecco qua, adesso io vado a. Ok, ecco. E questo è il chemisier, una casacca, ed è. Questa è leggermente più lunghetta di quell'altra, manica così, col bottoncino. Ecco qua, bisogna tagliare il filo, ci sta il bottoncino normale. Dietro sta fatta così, ed è con questa fatta dietro così. Davanti ci sono questi due bottoni. Non sono bottoni, sono dei fermagli, non lo so come si chiamano, che si passa questo laccetto di simil queer, simil pelle, sta fatto così, vedete, il bordino sta,
sta chiuso così. E si può mettere sia con l'accetto oppure senza l'accetto. Allora, questa camicettina stava, allora, 13 euro e al 70% l'ho pagata 3,90 euro o 4 euro e qualche cosa. Insomma, stiamo là. Se trovi il biglietto della spesa vi faccio vedere. Sui nemmeno 4 euro, oppure 4 euro, ma non di più. Ecco qua. Molto molto bella. Peccato che non vedete il colore, è un bel blu notte. Quindi, questa. E poi ho trovata, questa è l'ultima che mi sono presa, ho trovata questa t-shirt così. Ecco, forse mettiamo così. Non so come vedete, se vedete bene. Allora, questa è di cotone bianca. Sta fatto questa finizione così, sembra che non sta finita. Ci sono queste perle, vedete? Questo effetto strappato, diciamo, è argentato e nei buchetti hanno messo le perle, quindi perle bianche e grigie, anche qua, bianche e grigie, sta fatta così. Le maniche sono così, ci sta questo bottoncino perché ci sta all'interno, ci stanno, no, adesso non so come si chiama. Vedete, all'interno ci sta questa per abbottonare, volendo, ma io non la metterò perché ho provato con questa, non mi piace tanto, però io la alzerò normalmente. Vedete, sta così sulla manica, si fa così, con il bottoncino, oppure la si può mettere normalmente. Quindi è di cotone su un jeans, questa è bellissima, vedete, un po' più lunghetta dietro. Di cotone bianca con questi riflessi argentati, mi va benissimo, mi è piaciuta. E quindi questa era quella che costava un po' di più, 14 euro, l'ho pagata mi sembra 4,50 euro, 4,90 euro, insomma siamo là, sembra 70%. Adesso non mi ricordo bene proprio i centesimi quanto, però diciamo non arriviamo nemmeno ai 5 euro, ecco qua. Quindi, queste sono le magliette, le camicette che mi sono prese. Poi, sempre da Babù, abbiamo preso una paletta con la spazzola, 1 euro, ecco qua. In casa ne abbiamo sempre bisogno, anche se abbiamo l'aspirapolvere. Ah, ecco, vedete? Eccolo qua, è uscito il biglietto. Adesso vi faccio vedere quando ho pagato gli schmisi. Vabbè, adesso qua ci sta il totale direttamente. Ecco. Ah, ecco, il bianco, la maglietta bianca l'ho pagata 4,20 euro. Sta qua. Poi, quella blu con i buchini qua, quella blu scura, questa sta a 3,90. E quella con la dentelle, con il pizzo nero, stava 3,60 euro. Ecco qua, dentelle. Dicevo nemmeno 5 euro, anche la più cara, la bianca, 4,20 euro. Ok, va. Questi sono i prezzi, prezzi veri, non dico. Poi abbiamo, allora, ho trovato, perché in questo negozio fanno abbigliamento e casa, ci sta di tutto, ho trovato questi tovaglioli. Allora, sono troppo belli, mi sono piaciuti moltissimo. Questi sono chocolate, voilà, questo, vedete? E questa, allora sono due uguali, e questi altri sono con fragole, cupcake, ecco qua, anche questi due. Questi qua li ho pagati 50 centesimi il pacchetto. Ecco, non ci sta il prezzo, non so se trovo il prezzo sullo scontrino. Allora, ta-ta-ta-ta-ta. Ne ho presi 4, ecco, ed è serviette 50 centesimi, ne ho presi 4, ho speso 2 euro, quindi 50 centesimi, e dentro ce ne sono, quante ce ne sono? 20, ecco, 20 tovaglioli, sono molto carini, mi sono piaciuti moltissimo, vedete come stanno fatte? E questi stanno fatti così, con i cupcakes e tutto il resto, ok? Quindi ho preso 4 pacchettini. Poi mi sono preso. Allora, abbiamo bisogno per mettere l'accappatoio nel bagno. Io non ho voglia di fare buchi sia nelle mattonelle sia dietro la porta. Quindi abbiamo preso questo omino così.
Mi piace che è di metallo, l'abbiamo pagato 1,50 euro e si mette sulla porta, così non si va a rovinare la porta. E abbiamo preso solo uno per vedere se regge bene. E se regge bene andrò a prendere un altro, così ne metterò due all'interno del bagno e uno nella camera di mio figlio per mettere le sue giacche, il suo, insomma, quello che vuole. Quindi questo 1,50 euro di metallo, è molto carino, mi è piaciuto molto. Poi abbiamo preso, ho preso ancora dei guantini per il nipotino da 4 euro, sempre 4 euro, l'ho pagato 1 euro come le rosse dell'altra volta e queste sono del Cars, del Walt Disney, ma sono tutti blu, è così, blu chiaro. Oddio. Poi abbiamo preso 1 euro 30 piatti di plastica. Scusate, ma sono raffreddata purtroppo. Poi abbiamo preso questo filo d'acciaio, non so, d'alluminio che cos'è, è per legare, sapete, sul balcone ci abbiamo, come si chiama? Non lo so, io non lo so come si chiama, insomma, per fare dei lavoretti, mio marito deve fare dei lavoretti sul balcone, ecco, che questo è 1,30 euro. Poi, allora, ho preso una combo di shampoo, allora, è chiuso perché seccate. Allora, ho preso una combo di la marca Bifase, ecco qua. Ho preso shampoo 750 ml al burro di karité e miele, ecco qua, per capelli secchi e rovinati. Ho pagato questa confezione grande 1 euro, 1,80 euro, aspetta, mi sembra che è 1,80 euro, adesso vi faccio vedere. Sì, 1,80 euro. Questo bottiglione 1,80 euro. Quindi non lo so se è buono, non l'ho mai preso, è la prima volta. A vedere. Beh, profumo. Profumo si sente molto il miele, quindi speriamo bene, speriamo che è un buon shampoo, quindi questo 1 euro. 80, se non voglio far cadere lo metto qua. Poi ho preso sempre della stessa marca, ecco, sempre la marca Bifas, uguale sempre al burro di karité e al miele. Questo è allora, questo è il balsamo, ecco qua. Allora, questo dentro ci sta 400 ml. E questo, anche questo l'ho pagato 1,50 euro, 1,80 euro mi sembra, aspettate un po'. Capillare shampoo, 1 euro. Ecco, anche questo 1,80 euro. Ecco qua, stanno scritte qua tutte e due, 1,80 euro e 1,80 euro. Ecco qua. Ecco, 1,80 euro. E poi ho preso anche, però mi sono sbagliata, non ho preso miele karité. Non lo so perché mi sono sbagliata, boh. Ho preso la maschera di la marca sempre Bifas. Allora, questa qua dice 250 ml, ma ho preso l'estratto di jojoba e keratina. Quindi per capelli colorati, forse questo che mi sono sbagliato, ho visto i capelli colorati e non ci ho più pensato. Quindi questo barattolone di 250 ml l'ho pagato 2,50 euro. Se non erro, sì, infatti sta qua. Maschera Capillaire 2,50 euro. E anche questo l'ho aperto. Già il colore è un colore bellissimo, un bel rosa. No, oh, che profumo! Vedete com'è? Si ha voglia di mangiarlo, tanto se, non lo so. Non so spiegare che profumo ha. Un rosa bombom, sembra una caramella. Buonissimo. Speriamo che diciamo, il più importante è che fa qualche cosa sui capelli, perché a me sono rovinate sulle punte, ecco, solo sulle punte. Ok, quindi questo 2,50 euro. Il tutto abbiamo pagato, ecco qua, sì, questo è il tutto, abbiamo pagato 36,80 euro. Quindi penso che per 36 euro
e 80 abbiamo preso parecchie cosine e a un prezzo proprio più meno di quello non si può. E niente, ragazze, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su, condividete il mio video. Se avete delle domande da farmi, fatemele, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!